3 minuti a facoltà per il gruppo EFDD, la collega Daniela Aiuto. Grazie Presidente. Cari colleghi, l'obiettivo di questo report è quello di fissare nuove strategie per la parità, tra uomo e donna da parte dell'Unione Europea dopo il 2015. E vista la sua corposità, emerge chiaramente quanto ancora ampio sia il lavoro da fare negli svariati campi. In effetti, se da un lato è da appoggiare e lodare l'attenzione che si vuole porre ad aspetti quali le discriminazioni sul luogo di lavoro, le diversità retributive o la lotta alla violenza contro le donne, con l'ennesimo invito alla ratifica della Convenzione di Istanbul per i vari Stati membri che ancora non lo hanno fatto, tuttavia da un altro lato vi sono all'interno di questo report alcuni aspetti che lasciano perplessi. Assistiamo infatti all'ennesimo tentativo di inserire prepotentemente tematiche che si vogliono presentare come di spettanza dell'Unione Europea e che invece sono e dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri. Di fatto, se si legge il titolo di questo report, ci si aspetta un certo tipo di contenuto, ossia misure legate a promuovere la parità tra uomo e donna. E invece ci troviamo di fronte all'imposizione di tematiche che con questo argomento non hanno nulla o poco a che vedere. Mi piacerebbe che i report della Commissione per i diritti delle donne non venissero periodicamente strumentalizzati per diventare di volta in volta il ricettacolo dove far confluire le ingerenze di una o più lobby che con i temi dell'uguaglianza tra uomini e donne non dovrebbero interferire. Mi sarebbe anche piaciuto, inoltre, che accanto alla richiesta di condurre una campagna di formazione pedagogica attenta alle questioni di genere per gli insegnanti, affinché trasmettano i valori della parità di genere, vi fosse anche un esplicito riferimento all'educazione e ai sentimenti nei confronti dei giovani. Questo perché? Perché un ragazzo che cresce con la consapevolezza del rispetto per la donna, comprendendo che cosa significa veramente amarla, diventerà un uomo incapace di abusare su una sua futura compagna, con violenze psicologiche e fisiche. D'altronde, se leggiamo le statistiche, nella stragrande maggioranza di casi i femminicidi avvengono per mano del proprio partner. D'ora in poi invito ad evitare che singoli aspetti inseriti nei report portino a oscurare i tanti elementi positivi su cui si deve focalizzare la nostra attenzione e sui quali occorre lavorare. Il tutto per non sminuire l'importanza delle strategie promosse per cercare di risolvere i variegati problemi connessi alle tematiche della parità. Grazie.